Buonasera. Difficile per un musicista parlare di silenzio, ma è un argomento che ultimamente mi intriga sempre di più, un po' perché vado in cerca di questo silenzio come un liquido amniotico nel quale immergere la musica, perché sono convinto che questo silenzio sia fondamentale, perché è quel silenzio che probabilmente è nella mente del compositore quando l'ispirazione o il sapere gli suggerisce la prima nota o la prima frase musicale. Quindi musica e silenzio, musica e silenzio, due elementi. Io sono qui per fare musica, voi siete qui per fare silenzio e ricevere questa musica. Però oggi volevo fare un percorso invece un po' diverso, cercare di arrivare insieme, io ad ascoltare la musica, voi ad ascoltare la musica, io ad ascoltare il silenzio e voi ad ascoltare il silenzio. In questi esperimenti di andare a suonare in mezzo al deserto, in cima alle montagne, ho capito che la ricerca del silenzio ha un risultato opposto, cioè mette in evidenza i suoni, li valorizza in qualche maniera. E mi ha fatto capire che il silenzio forse è un elemento che non si tiene mai in considerazione per far diventare la musica tridimensionale. Adesso siamo nell'epoca del 3D, la musica passa sempre davanti come una fascia, c'è il tempo, c'è il suono, manca probabilmente quell'elemento che dà profondità a questi due fondamentali elementi che sono il suono e il tempo, e cioè il silenzio. Perciò vorrei provare ad arrivare a una forma di ascolto tridimensionale. Quindi la musica, partendo da un brano del passato, oggi è argomento per mettere in collegamento passato e futuro, un preludio di una suite di Bach, che è un pezzo di musica che satura lo spazio sonoro. E questo era quello che tutti i compositori cercavano di parlare continuamente. Però in questo preludio, a un certo punto c'è uno squarcio, una pausa improvvisa che vi farà vedere, spero, al di là, vi farà vedere il primo silenzio, il primo spazio vuoto. Thank you.
Grazie. Il nonno di tutti i violoncellisti, Pablo Casals, colui che ha anche scoperto le suite, le ha riportate in vita le suite di Bach, leggendo recentemente, consigliava ai suoi allievi di non tenere i suoni, ma di lasciarli arrivare al pianissimo, al quasi silenzio, perché poi il suono successivo sarebbe stato più interessante, avrebbe preso vita. E perciò il silenzio garantisce che ogni suono verrà preso in considerazione e valorizzato, questo diceva. E perciò adesso proviamo a sentire quest'altra sarabanda di Bach, dalla quinta suite, dove tra una nota e l'altra si può scorgere continuamente questo silenzio che rende il suono tridimensionale. C'è poi negli anni 70 un compositore Alois Zimmermann, che ha usato un sistema molto interessante, cioè a seconda della distanza delle note di altezza, dal più basso al più alto, dal più acuto al più grave, questa distanza dà il valore alla nota stessa. Ecco, e questo è un modo per creare uno spazio tridimensionale attorno al suono. Questo pezzo che lui ha scritto poco prima di suicidarsi con un colpo di rivoltella fa parte di quattro pezzi dei quattro elementi e questo riguarda l'aria. E poi c'è nel 1900,
1952, John Cage. John Cage che crea questo brano 4 minuti e 33 secondi e crea una frattura tra la musica prima e la musica dopo. John Cage dice che il silenzio non esiste. Il silenzio è un'accettazione dei suoni esistenti. Dopo essere stato nella camera anecoica, dove non ci dovrebbe essere rumore, lui ha riconosciuto due rumori, uno acuto e uno grave. Gli hanno spiegato che uno era il sistema nervoso e l'altro era la circolazione sanguigna. Perciò è arrivato a dire il silenzio non esiste. E ha scritto questo brano, che dura 4 minuti e 33 secondi, in tre movimenti, e mi piaceva eseguirlo insieme a voi.